Boxcar, il bombardiere scelto per la missione, si alza in volo con a bordo la bomba atomica denominata Fat Man alla volta di Kokura, obiettivo iniziale della missione. Tuttavia le nubi non permettono di individuare esattamente l'obiettivo e dopo tre passaggi sopra la città, ormai a corto di carburante necessario per il viaggio di ritorno, l'aereo viene dirottato sull'obiettivo secondario, Nagasaki. Intorno alle 7:50, ora di Tokyo, il silenzio sulla città giapponese viene squarciato dall'allarme aereo che dura fino alle 8:30. Alle 10:53 i sistemi radar giapponesi segnalano la presenza di solo due bombardieri e il comando giapponese, ritenendo che si tratti solo di aerei da ricognizione, non lancia l'allarme. Poco dopo, alle 11, l'osservatore del bombardiere, creduto aereo di ricognizione, sgancia degli strumenti attaccati a tre paracadute. Questi strumenti contengono dei messaggi diretti al professore Ryokichi Sagane, fisico nucleare dell'Università Imperiale di Tokyo, che aveva studiato all'Università di Berkeley assieme a tre degli scienziati responsabili della bomba atomica, perché informasse la popolazione dell'immane pericolo che stavano per correre. I messaggi vennero ritrovati dalle autorità militari, ma non furono consegnati al destinatario. Alle 11:02, alcuni minuti dopo aver incominciato a sorvolare Nagasaki, il capitano avvistò visivamente, così come era stato ordinato, il nuovo obiettivo, che era ancora una volta nascosto dalle nubi. Dato che non era pensabile tornare indietro e rischiare un ammaraggio dovuto alla mancanza di carburante con un'arma atomica a bordo, il comandante decide, in contrasto con gli ordini, di accendere il radar in modo da individuare l'obiettivo anche attraverso le nubi. Così Fat Man, che contiene circa 6,4 kg di plutonio-239, viene sganciata dal capitano Behan sulla zona industriale della città. La bomba esplode a circa 470 metri di altezza, vicino a fabbriche d'armi, a quasi 4 chilometri a nord-ovest da dove è previsto. Questo sbaglio salva gran parte della città, protetta dalle colline circostanti, dato che la bomba cade nella valle di Urakami. Tuttavia il computo delle vittime rimane drammaticamente elevato. Le stime sul numero di morti all'istante variano da 22.000 a 75.000 persone. Secondo la maggior parte delle valutazioni, almeno 35-40.000 dei 240.000 residenti a Nagasaki vengono uccisi all'istante e oltre 55.000 rimangono feriti. Il numero totale degli abitanti uccisi viene comunque valutato intorno alle 80.000 persone, incluse quelle esposte alle radiazioni nei mesi seguenti. Tra le persone presenti a Nagasaki il 9 agosto vi era anche un ristretto numero di sopravvissuti a Hiroshima. Nei mesi successivi alle esplosioni, il numero complessivo di vittime nelle città di Hiroshima e Nagasaki superò le 200.000 persone. I due bombardamenti nell'arco di così pochi giorni, le centinaia di migliaia di vittime e la potenza annientatrice di quest'arma costrinsero i giapponesi alla resa il 15 agosto 1945. Era la fine della Seconda Guerra Mondiale. I superstiti del bombardamento vengono chiamati i Bakusha, una parola giapponese che significa letteralmente persona esposta alla bomba. Superstiti e soccorritori divengono il nucleo del pacifismo giapponese del dopoguerra, e da quel momento il paese nipponico è diventato il paladino dell'abolizione delle armi nucleari in tutto il mondo. Durante il periodo post-bellico si utilizza questo termine al posto di sopravvissuti per non esaltare la vita, cosa che all'epoca sarebbe stato considerato come una grave mancanza di rispetto nei confronti dei molti morti. Al 31 marzo 2011, 219.410 i Bakusha sono ufficialmente riconosciuti come tali dal governo giapponese. A questo punto,
a questo punto, gli Stati Uniti continuano nei loro test nucleari. Sono avanzati dei materiali che possono quindi essere sperimentati nelle esplosioni di Abel e Baker, una di terra e una di mare. Entrambe le esplosioni hanno pieno successo e da questo momento, per gli Stati Uniti, inizia l'era atomica. Lo Stato americano produce un massiccio bombardamento attraverso i media per insegnare, alla popolazione americana a smettere di preoccuparsi e ad amare la bomba, esattamente come sottolineato nel titolo del film di Stanley Kubrick, Il dottor Stranamore. Nel 1946, tuttavia, accade un incidente che in qualche modo potrebbe o dovrebbe far riflettere. Ed è l'incidente di Los Alamos. Nel 1942, sotto il patrocinio del professor William Harkins dell'Università di Chicago, lo scienziato Louis Slotin viene coinvolto nel progetto Manhattan, così che nel dicembre 1944 Louis Slotin si trasferisce presso il Los Alamos National Laboratory in Nuovo Messico per lavorare con il gruppo di studio di Robert Becker. A Los Alamos il compito di Slotin è quello di eseguire delicatissimi test di criticità prima degli esperimenti condotti sull'uranio da Otto Frisch, quindi su nuclei di plutonio. Simili test sono estremamente pericolosi in quanto comportano la necessità di portare la massa di materiali fissili vicino ai livelli critici per stabilire in via sperimentale le loro masse critiche. Dopo la guerra, Louis Slotin continua a dare i suoi contributi nei laboratori di Los Alamos e nel 1946 riceve la cittadinanza americana. Ed è proprio nel 1946, il 21 maggio, che Louis Slotin, insieme ad altri suoi collaboratori, sta svolgendo delle prove relative a un esperimento volto a scatenare l'innesco di una reazione nucleare ponendo due semisfere di berillio intorno a un nocciolo di plutonio. Slotin afferra la semisfera superiore, reggendola con il pollice della mano sinistra, fatto passare attraverso un foro sulla sommità della semisfera. Contrariamente a quanto prescritto dai protocolli sperimentali, che prevedono l'utilizzo di appositi distanziatori per separare le due semisfere, Slotin rimuove gli spessori e utilizza invece l'estremità di un cacciavite. Alle 15:20 il cacciavite scivola e l'emisfera di berillio superiore cade, provocando una reazione protocritica e una scarica di radiazioni ad alta energia. Nello stesso momento, gli scienziati nel laboratorio osservano un bagliore blu dovuto alla ionizzazione dell'aria e non alla luce Cherenkov, che ha lo stesso colore per pura coincidenza, e percepiscono una vampata di calore. Slotin avverte un sapore amaro in bocca e un forte bruciore alla mano sinistra, che ritrae istintivamente, sollevando l'emisfera superiore e lasciandola cadere sul pavimento. Louis Slotin viene esposto a una dose mortale di neutroni e radiazioni gamma, circa 2100 rem, ovvero 21 sievert, la stessa dose che avrebbe assorbito se, per ipotesi, si fosse trovato a 1500 metri dall'esplosione di una bomba atomica. Prima di lasciare il laboratorio, Slotin prende dei gessetti,
Li dà ai colleghi per segnare la loro posizione all'interno della stanza durante le emissioni di radiazioni, con una X sul pavimento per determinare ai medici la dose di radiazione assorbita dai suoi colleghi e di conseguenza studiare i danni che le radiazioni hanno creato. Appena fuori dall'edificio, Zlotin vomita. Il vomito è un comune sintomo di iniziale di un'esposizione ad alte dosi di radiazioni ionizzanti, il cosiddetto avvelenamento da radiazione. Lui Zlotin viene portato d'urgenza in ospedale, dove i medici informano i genitori dell'imminente e inevitabile morte del figlio. A causa dell'estrema segretezza del progetto, l'incidente viene tenuto strettamente riservato, persino all'interno dello stesso laboratorio. Robert Oppenheimer e altri scienziati raccontano poi del grave stress emotivo a cui devono sottoporsi per continuare a lavorare pur sapendo del collega morente. Dopo l'incidente, le operazioni di assemblaggio non vengono più eseguite manualmente. L'agonia di Louis Zlotin dura 9 giorni. Muore il 30 maggio, in presenza dei genitori. 3 dei 7 sopravvissuti all'incidente muoiono anni più tardi per cause probabilmente legate all'esposizione radioattiva. Il nucleo, denominato Demon Core, nucleo del demonio, viene impiegato in altri esperimenti dopo la fine della guerra e costituisce parte del materiale fissile utilizzato per l'esposizione all'esplosione Able durante la serie di test nucleari denominata Operation Crossroads. Nel 1949 i russi fanno esplodere la loro prima bomba atomica. Il maccartismo scatena immediatamente la caccia alle streghe. Vengono incolpati di spionaggio 2 ebrei naturalizzati americani, i Rosenberg. Vengono ritenuti colpevoli, processati e condannati a morte sulla sedia elettrica. Da quel momento l'incremento verso la potenza sempre maggiore delle bombe nucleari diventa una sfida a 2, che poi diventerà una sfida a 3 con l'esordio della Cina, per il predominio della potenza nucleare nel mondo. Questo è l'inizio della Guerra Fredda, l'inizio di quell'evento che creò il muro di Berlino fra i vari avvenimenti e che creò stagioni di tensione estreme, come ad esempio la crisi dei missili di Cuba e lo sfioramento della Terza Guerra Mondiale. Attualmente ci sono, come detto, 23.800 ordigni nucleari. La loro potenza media attualmente si aggira sui 50 megatoni, che è circa 1.500-2.000 volte maggiore dell'ordigno che è caduto su Hiroshima. Simbolicamente, a designare lo stato di pace o di possibile avvicinamento a una guerra totale, è stato creato il cosiddetto Doomsday Clock, ovvero l'orologio della fine. L'orologio ha solo un'ora, mezzanotte, e poi ha una lancetta dei minuti. La lancetta si avvicina o si allontana alla mezzanotte a seconda degli avvenimenti mondiali. Si è avvicinata moltissimo, ad esempio quando i russi hanno invaso l'Afghanistan. Si è avvicinata moltissimo a un minuto dalla mezzanotte, quando la crisi tra gli Stati Uniti di Reagan e la Russia di Andropov toccò i massimi livelli storici.